Allora, il nostro spettacolo, A Better Place, vuole raccontarvi. No, scusate perché doveva esserci qui Matilde, ma come al solito è in ritardo. E niente, vado io. Allora, il nostro spettacolo vuole raccontarvi la storia di Aaron Schwartz, un giovane attivista informatico che ha dedicato tutta la sua vita alla cultura libera su internet. Esatto. Ah no, certo, noi non parleremo solo di lui, noi parleremo anche di altre persone che come lui hanno proprio diffuso il concetto e la cultura dell'open source. Voi giustamente vi chiederete, ma che cos'è l'open source? Beh, ce lo siamo chiesti anche noi. E allora, l'open source è una cosa open, cioè aperta, esatto. C'è una cosa in internet, su internet, dentro internet, che tu puoi fare apertamente, apertamente nel senso di liberamente. In pratica significa momento Wikipedia, eh? Wikipedia open source. Eccolo qui. Allora. Con open source, in italiano sorgente aperta, in informatica si indica un tipo di software o il suo modello di sviluppo e di distribuzione. E vabbè, fin qui, è chiaro. Un software open source è reso tale per mezzo di una licenza attraverso cui i detentori dei diritti favoriscono la modifica, lo studio, l'utilizzo e la redistribuzione del codice sorgente. Ecco, una parola nuova. Andiamo a vedere. Codice sorgente in informatica è il testo di un algoritmo di un programma scritto in un linguaggio di programmazione da parte di un programmatore in fase di programmazione. Ma io non ho capito. No, cioè, veramente, ma perché è così complicato? Ma perché queste cose sono sempre così complicate? Cioè, non c'è un modo di spiegarle così, in modo semplice, no? Perché io ci provo, veramente, ci sto provando, ma è difficile. Cioè, io più cerco di capire, più non capisco. Cioè, ma voi capite? Scusate, ecco. Matilde? Matilde, dove sei? In biblioteca. Dovevo Ma come in biblioteca? Ti sto aspettando! ancora recuperare dei libri, del materiale che ci può servire. No, senti, ti devi sbrigare, poi tanto ormai si trova tutto su internet. Eh no, non tutto. E poi vuoi mettere il fascino della carta stampata, eh? Sfogliarlo, un libro. Ma no, senti, ti devi sbrigare, mi sono completamente persa, mi sono arenata al codice sorgente, io non capisco, ma cos'è? Ma dov'è? Ma chi è? Tranquilla, Virgi, eh? Respira, è facile. Allora, ci arrivi con l'intuito, con la logica, con il ragionamento. Un codice sorgente è un codice, poi lo dice la parola stessa, di sorgente, cioè da cui tutto sgorga, nasce, è un'origine, è l'inizio, è come il Big Bang. Ma no, tesoro, ma cosa stai dicendo? Ma no, troppa filosofia. Il codice sorgente è il linguaggio da cui parte tutto. È un testo che sta dentro i computer e che tra l'altro fa funzionare la maggior parte delle cose che usiamo, non so, cellulare, tablet, i computer. Qualsiasi programma è stato scritto da qualcuno in un certo momento con un certo linguaggio. Cioè praticamente qualsiasi programma è prima di tutto un codice sorgente, cioè una forma di testo. Comunque non per dire, cioè io non ho nulla contro le donne, figuriamoci, mi piacciono tantissimo, però diciamocelo pure, cioè non sono portate per l'informatica, non hanno, dai, la predisposizione. Ma quello chi è? Ma non so, un esperto. Ma che esperto? A parte che stava dicendo le stesse cose che ho detto prima io. E poi guarda che le donne hanno avuto un ruolo importantissimo nel mondo dell'informatica. Virgì, guarda cosa ho trovato. Il computer è donna. Esatto, i primi programmatori erano donne. Cioè, scusa, programmatrici? Eh sì, certo, scusa, programmatrici. Senti, senti qua.
Ada Lovelace, Grace Hopper, Eddie Lamar, Mary Allen Wilkes, Frances Elizabeth Allen, Karen Sperk Jones, Suor Mary Kenneth Keller, Anita Borg, Radia Perlman.